lei, a parte il fatto che coincide anche con un'età diversa, e quindi diciamo che la fiaba non è più un genere adatto, a meno che non sia una fiaba di un certo tipo. Ma Mi scusi, ma indipendentemente, forse un attimo noi solo. riteniamo che non sia adatta per Allora, un questo. attimo solo. Io da insegnante posso dire la mia esperienza. Io non ho mai proposto la lettura come un fatto leggi. Stamattina vi racconto una bella cosa. Stamattina vi leggo qualcosa. È arrivato sul più bello. Mannaggia, è ora di andare via. Allora, maestro, e continuate voi, tanto potete pure continuare da soli. Cioè, la lettura come una scoperta, come un piacere, come un'avventura di potersi raccontare da solo, un genere che ai giovani e ai meno giovani piace tantissimo. Chiaramente poi il lavoro diventa diverso alla scuola media e lì chiaramente forse diventa meno piacevole, forse diventa meno coinvolgente, io non lo so. Però la lettura, se c'è l'amore alla lettura che è partita dalla scuola elementare, quest'amore continuerà indipendentemente dalla scuola per tutta la vita, perché chi diventa lettore alla scuola elementare, vi posso garantire che o scuola media o non scuola media, continuerà a Continuerà ad leggere per essere tutta tu, la vita, per è i fatti suoi. vero. Dipende, si è avuto una maestra come Gina, però. Allora, voglio dirle solo questo, poi passiamo ad altro e concludiamo questa piacevole serata. Lei ci ha proprio provocato, perché essendo due, io sono un'ex maestra, prestata, dico, al liceo, nella scuola superiore, ma se non avessi fatto la maestra per 20 anni, io oggi non avrei degli alunni lettori, appassionati, che scrivono, che pubblicano, che sanno questa differenza che però è tecnica, mi scusi, tra fiaba e favola, che è molto semplice perché come lei sa, nelle fiabe c'è di tutto e di più, nel fantastico, personaggi umani, non umani, panchine che parlanti o muretti e pietre che Il più parlano. cattivo è il Esatto. cassino. Il Il cassino cassino non vuole. ne parliamo Sfortunato, proprio, però nelle favole invece abbiamo soltanto gli animali. Basta farmi leggere quelli di Esopo o Esopo, perché poi i grecisti, insomma, ci correggono. Il problema serio è questo, glielo dico da docente di liceo. La scuola primaria è un'eccellenza in Italia, è al settimo posto secondo l'OCSE Pisa. La stessa scuola italiana è al penultimo posto per non nei licei o gli istituti tecnici o professionali, ma in generale la secondaria di primo e secondo grado, che è un unico ciclo adesso da noi accorpato alla primaria. Noi siamo l'unico paese d'Europa che ha la scuola cosiddetta media, la chiamiamo così, ma è secondaria di primo grado accorpata alla primaria. In tutta Europa esiste la primaria da 7 a 16 anni, col biennio unico, che significa io a 16 anni scelgo l'istruzione superiore, o più vocational school o il liceo. Questo cosa significa? Che il problema è il sistema, non sono gli insegnanti, questo io poi da docente parlo bene dei miei colleghi, di qualcuno anche non tanto, dipende dalle esperienze di relazione che ho, ma soprattutto ritengo che la scuola italiana sia un'eccellenza perché ha più grandi pedagogisti, ha avuto i più grandi scrittori per bambini, Rodari, Mario Lodi. Di cosa vogliamo parlare? Noi abbiamo il pedagogismo è nato in America e in Italia, poi ce l'hanno rubato in Finlandia. Dico rubato perché loro non hanno un pedagogista. La cosa interessante quale sarebbe? Semplice, cambiare il sistema della scolastica, il sistema. Non la scuola, non gli insegnanti, il sistema. È il sistema che diciamo, annichilisce e mortifica la pedagogia e la didattica nella secondaria. Quindi, se cambiamo il sistema, lo possiamo fare tutti insieme, da cittadini, da sindaci, da legali, perché è un problema anche giuridico, e si può fare qualcosa. Tutti lo possiamo fare nel nostro piccolo. Io vi voglio solo dare un'idea, posso? Me lo Ma consenti? figurati. Quella di far sì che questo libro, come tutte le storie, i racconti, i libri fantasiosi, cioè che arricchiscono la creatività che noi perdiamo dopo i 7-8 anni, ognuno di noi la perde. Se non dipinge, dopo i 7-8 anni non dipingerà più. Questo
Se non scrive, non scriverà più. Se non legge, non scriverà più. Se non suona, se non ascolta musica, non sarà un musicista. Se non fa teatro, non potrà mai andare a teatro, essere anche semplicemente uno spettatore pagante, perché costa, è sacrificio, e con la cultura si mangia, ma bisogna anche rispettare il fatto che sia un lavoro. C'è un modo. Valorizzare i nonni, quella che Lidia Ravera chiama i grandi adulti, né vecchi né anziani, dice lei, i grandi adulti. Valorizzare le storie locali, raccontare ai bambini, raccontare, farsi raccontare le storie. Noi che siamo qui siamo stati bambini fortunati perché abbiamo avuto dei nonni che ci raccontavano anche storie inventate, non necessariamente tramandate, diciamo. Gli antropologi su questo vorrebbero un convegno, quindi sindaco, organizziamo un convegno su questo con gli antropologi, glielo dico già perché sarebbe interessante. L'abbiamo già provato, abbiamo fatto anche già qualcosa. Esatto, si può fare. Quindi non perdete le tradizioni, ma fate sì che la narrazione, il racconto cammini con quel testimone, quel legnetto, ma anche con un libro in mano, perché oggi gli iPad, la tecnologia, i telefonini in mano a bambini di un anno e mezzo stanno distruggendo non solo la memoria, ma proprio, e neanche ci interessa la differenza tra fiabe e favole, stanno distruggendo il piacere dell'ascolto e del racconto. Facciamo questo. Stanno distruggendo la fantasia. La fantasia. Alla base di tutte le attività. Esatto. Stanno distruggendo la fantasia, che è una facoltà importantissima. Sta alla base di tutte le attività. Un momento di riflessione soltanto, poi vi lascio. Pensate a un grande sarto, una grande firma, se non avesse fantasia. Pensate a un grande cuoco, pensate a un ingegnere che ha progettato l'aeroplano, se non ha sognato che poteva fare quella determinata cosa, a un'invenzione. Nasce tutto da un sogno, da una fantasia. L'arte è un modo di guardare la realtà non com'è, ma come si vede, con la fantasia. Quindi è importante. Tornate bambini tutti, che bellissimo. Se c'è qualcun altro che...